Tramandare la memoria della Shoah per riflettere sulle sue radici, il messaggio del governatore Solinas, monito costante che si rinnova ogni giorno, dice il presidente del Consiglio regionale Pais. Anche in Sardegna sono state tante le celebrazioni per ricordare le vittime dell'Olocausto. Antonia Moro. Il ricordo, far capire che è stata questa tragedia, facendo presente, come diceva Hannah Arendt, che si è arrivati a questa follia in maniera ordinaria e banale. Camminiamo sempre su un crinale pericoloso e noi come istituzione abbiamo il dovere di ricordare il passato, ma anche di pensare al futuro delle nostre comunità. La Sardegna tutta si stringe oggi, giorno della memoria, in ricordo delle vittime della Shoah e dell'Olocausto. Importante ricordare chi ha trovato la morte nei lager nazisti, soprattutto per i giovani che hanno il compito, attraverso la memoria, di fare in modo che queste atrocità non si ripetano. Così si è espresso il prefetto di Cagliari, Gianfranco Tomao, stamane a Cagliari per la cerimonia del giorno della memoria. Sentito il ricordo di Edith Stein da parte di Monsignor Baturi, filosofa ebrea polacca, convertita al cristianesimo e morta ad Auschwitz. San Giovanni Paolo II l'ha fatta patrona d'Europa, sognando un mondo diverso, un mondo di riconciliazione, di amore fraterno, di compassione. Intanto a Nuoro la cerimonia è alla memoria dei tre giovani di Orgosolo, Ovodda ed Escalaplano. Le medaglie d'onore sono per Natale Ovicu, Orlando Tolu, internati militari e Antonio Vacca, deportato politico, deceduto nel campo di Buchenwald. Vacca è stato ricordato anche oggi a Torino da un altro reduce sardo, Gesuino Pava, alla pietra d'inciampo posta in sua memoria dal 2016, a cura dell'Associazione Sardi di Torino Antonio Gramsci.